B, no, niente Zach Fulop purtroppo, grazie anche a Super23, molto gentili, grazie mille. Poi abbiamo il team di Spara, Kireni, Spara Po, Jennifer, Spawn, Allerendis. Poi Fragola, Vanitz, Fragola, Reynor, Okami, Monashon. Allora, beh, Fragola e Vanitz sanno il fatto loro. Reynor non so chi sia. Monashon non so come giochi. Okami, beh, me lo ricordo all'ultimo BCS. Team di Paolo è Midna, Chuck, Ian, Richard, Paolo. È accettabile. Team dei Dara, Cugino Rappa, Alien Balien, Urgot, Tiramolla. È che molti purtroppo non li conosco, quindi... Che lavoro fai? Ecco, questa è una bella domanda. Chat, che lavoro faccio? Lavoro in magazzini IKEA. Nel tempo libero, tipo adesso, vedi, c'è l'aspirapolvere, ci sono i pacchi che io lavoro nei magazzini IKEA. E quando tipo non lavoro, tipo adesso no, che è domenica e quindi non lavorare, streamo. Poi quando c'è bisogno sistemo le scatole. Così. È Reynor di StarCraft, sì, però non so come si traduca in League of Legends. Mercoledì, Shana, mercoledì. Cled Ignite TP con il Lethal Tempo, attenzione, con Tyrellia. Hecarim e Darius, vediamo chi corre di più. Voi direte, beh, Fiarik, Hecarim ovviamente corre di più. Vediamo. Vediamo. Non bisogna portare il lavoro a casa, hai ragione. Io ho portato casa al lavoro. Infatti adesso vivo qua insieme alle scatole IKEA. Prima Ferrat. Stare con questo. Contro quel team. Cioè, lo Smite Blue aiutava, però devo dire che forse è meglio andare con questo. Considerando che correrò già molto di oggetti. Preferisco ridurre il danno di... cioè il loro team fa tantissimo danno, ragazzi. Il loro team fa tantissimo danno. Smite rosso broken. So che era stato nerfato. 10% di danni in meno. Prima quanto era? 15, se non sbaglio. O addirittura 20. No, 15 era. Ah, 20, minchia. Vabbè, durability patch più smite rosso, letteralmente il nemico non faceva danno. Allora, mi piace sta skin di Darius. Sembra molto veloce a tirare le asciate, se ci fate caso. Allora, qua alterniamo un po' gli auto-attacchi. Così distribuiamo per bene la passiva a tutti. Ci mettiamo meno tempo a killare tutti i campi. Buon tank support, secondo me Tam vale di più in top. Oh, io trovo che sia molto forte support. Attacchiamo un po' tutti i campi, anche qui. Bene. Tantissima gente compra l'account, che cazzo è divertimento, cioè se sei bronzo compri un account in plat. Nessuno, prendono il cazzo e basta. Il fatto è che, allora, questa è una mia ipotesi. Ditemi voi cosa ne pensate. Secondo me c'è troppa gente che pensa tipo di non meritarsi l'elo in cui è della serie. Ah, io non mi merito di essere bronzo, io dovrei essere almeno gold, però non vinco per colpa del team. E quindi si sentono tipo... Non lo so, giustificati a comprare l'account della serie. Io lo compro perché, cioè, è chiaro, no, che perdo per colpa del team, non per colpa mia.
secondo me il microfono non c'è perché è andato a puttane. Bentornato. Magari una cagata. Però devi stare un po' attento. My destination is clear. Ok. E niente. Eria Flash Ignite. Va bene. Certo, un 99% di casi così, però il 61% compra l'account in gold e magari sale pure. Allora. Ci sta a vincere, ma addirittura a salire quando sei bronze e compri l'account gold, cioè... Non penso sia una statistica così alta. Flash di Tam Kench non necessario, però. Però va bene così. Vabbè, rimane lì, tanto scade ora. Sarà guardato qui. Sti cazzi, tanto c'ha 1000 minion da farmarsi quello. Job bot, attenzione. Pure i complimenti ci arrivano. Pure i complimenti, chat. Salvatore, grazie di 23 mesi, caro. Bentornato. Perigli al 6. Ok. No, cazzo. Vabbè, hai trollato, bro. Lì ha missato la Q, se no... vabbè, c'aveva già il 6 questo, io no. Unlucky. Abbiamo un po'... Ce la siamo gestita molto male qua. Erilli ha avuto... Ah, intanto c'era già questi, quindi facciamo pochissimo danno. Poi c'ha avuto la fortuna che ha missato la Q. Se no con la prima Q era morta, perché la grabbava instant proprio. Io non c'avevo il 6, mentre Ekrim sì. Avrà rubato di più, ragazzi. C'è anche un campo in meno. Avrà rubato di più. Ai laners, non lo so. Irelia player deve fare il suo circo, ovviamente. Loro sono molto avanti. Stiamo verso la bot. Questo lo prendo.
Non uso mai la E. Beh, in giungla cosa mi serve? My destination is clear. Sa che top lo lasciamo al suo triste destino. Anche non ci sei Relia che tipo mi aspetta qui. Sembra di no. Ci mettiamo verso mid. Riusciamo a prendere questo? Io ho visto bot andare back. Ok. Dico che quello è top. Questo è buono perché è un buon drago per Hecarim. Quindi penso sia buono prenderlo al posto suo. Ok. Ok. Lì Hecarim non doveva tirare dritto, ma se, cioè, se sapeva che eravamo lì, avevamo appena finito il drago. Vorrei fare l'Herald, però abbiamo top che perde ancora. Posso fare un gank top, vediamo un po'. Io penso che lei se la spinghia, però ce lo Stridebreaker intero. Vabbè, dai. Let's try it. Siamo back e questi sono soldi. Abbiamo uno Stridebreaker intero da prendere. Sì, sì, Raziel. No, Raziel, ma io non potevo mai nella vita scoparmi. Ma proprio mai nella vita. Perché comunque... cioè, stava messa male, avevo ancora la ulti. Avevo lo smite rosso, cioè... E lei c'era soltanto delle scarpe, un po' di AD. Cioè, non è che c'aveva chissà cosa. Io posso provare ad andare top, ma non arriverò mai. Cosa fa? Si pazze, frate! An ally has been slain. Never retreat. Cazzo. Devo grabbarlo. Vediamo se è qui. Io non credo, però. Vabbè. Sì, sì, lo so che stanno lì. Such. My destination is clear. Unlucky. Peccato lì, purtroppo. Aveva ancora. Aveva il flash, quindi. E qua. Qua mica sa che servono le scarpe Magic Resist. Più che altro per. Non hanno così tanti slow. E i miei alleati non sono fortunatissimi con le ulti, devo dire. Con i grab, comunque, le cose che devono hittare.
Non sono proprio fortunatissimo. Ci ho pensato i tabi, però ho pensato anche al fatto che mi farò subito armor. E quindi preferisco andare con questi per avere i CC ridotti. Dovrebbero farcela senza nessun problema. Dai, raga! Io qua mi muovo verso la bot perché... Io non so cosa dire. Porca puttana, mi si sta incastrando l'uno. Devo davvero cambiare tastiera. Però devi sloggiare da lì. Chi c'è qua? Oh oh! Oh oh, merrunco! Piacerebbe prendere sto draghello. Ok. Buono. Lì l'avevo intercettata, ragazzi. Guardate quanto trottola Darius con sto oggetto. Sono arrivato alla velocità della luce per ucciderlo. Ok, c'era anche questo. Comunque l'uno, ragazzi, mi sta abbandonando di quel tasto. Sa proprio, ma penso proprio la tastiera mi sta abbandonando dopo più di 5 anni. L'ha presa Tam. E vabbè, dai. Ci sta. Cioè, voi non avete idea di quanto sto pigiando il tasto 1 per usare questo e non va. Vabbè. Allora. Bisogna correre. Però è il fatto che mettilo sul 2, il problema è che devo ricordarmelo poi, perché è proprio il classico oggetto che io metto sempre sull'1. Questo è andato, però spesso, cioè non è facile abituarsi, è quasi come dire cambia le summoner, cioè... Oddio. Fate prendere degli infarti ogni tanto. C'era la control, vabbè. They will regret opposing me. Dato un po' male qua. Oh mio Dio. Si parte, let's go.
Buono. Partito un attimo il momento Aram qui. Momento Darius! Il momento Darius, cazzo! Il momento Darius, ragazzi! Vabbè, premiato dalla pazienza. Io, raga, che cazzo mi faccio fare quest'altro oggetto di Moving Speed? Cioè, facciamoci l'arco di Garen piuttosto. Diciamo che ho visto sinergie migliori. Ah, non ha potuto tirare lei perché era fierato. Che sfiga. È che la meccanica molto forte di Darius è il fatto che quando sei in passiva un autoattacco mette già 5 stack e quindi tu fai autoattacco e boom, c'è già il danno della ulti raddoppiato. Oh, comunque, dai, lo metto nel 2, raga, perché sono qui che sto rompendo il tasto, praticamente, non parlo. Spero che non è quello per... Ma è proprio la tastiera che mi sta abbandonando dopo 5 anni e passa di duro lavoro, quindi... Dovrò semplicemente abituarmi ad un'altra tastiera, ragazzi. Ci sta. Back. Sì, Kaiser, ragazzi, fa pietà, ma anche Varus. No, ma c'è l'altra tastiera che è una di quelle tastiere... Allora, il fatto che io, ragazzi, sono... Frattempo, Cled BM, anzi, contro BM... You are bad, attenzione. Fatto che, allora, io sono molto parsimonioso, quindi quando ci sono... Quando ci sono alcuni brand che magari mi regalano cose, come è stato Logitech che mi ha dato diverse tastiere, quindi mi scoccia a comprare, ok? Mi scoccia a spendere soldi, e dico, cazzo, c'è Logitech, mi ha dato 3 tastiere diverse, non sto scherzando, 3 tastiere mi ha dato Logitech. Solo che sono delle 60%. Io, boh, sono abituato al tastiero numerico, il feeling è diverso, cioè... Questione di abitudine, capito? Cioè, sono sicuramente delle ottime tastiere. Quelle che mi hanno dato quella roba KDA, no? Però... Però, boh, è questione di abitudine. Io il tastiero numerico lo uso tanto. Fammi sforzo. Nash? Con chi? Quali sono i danni con i quali tiriamo giù il Nash, Ryu e Cled? Ma non sono così stupidi. Figa, ma aspetta un attimo, cioè... Ecco. Cioè, ma perché la gente non ha pazienza di fare i bait? Perché la gente appena vede... Qualcuno nel raggio di una propria spell deve per forza tirarla. Come le Zelda di prima. Cazzo, ma aspetta che entri nel cespuglio. Non è che se è in range della tua Q devi tirargliela. Quello lì poi vede e dici, ok, allora non entro nel cespuglio. Cioè, non funziona così.
Ok. Abbiamo generato un po' di panico da queste parti. E penso a Overwatch 2, che è tipo peggio dell'1, quel che ho visto. Votazioni degli utenti penose. Mi ha detto che devi shoppare un sacco, qualcosa del genere. Non lo so, cioè, a me è già anche il primo, tipo, fa per me. Però cioè, molti sono delusi, Questo è solo questo. Che palle. Ok. Non lo so, chat, comunque, cioè io anche il primo Overwatch ho giocato un po' nel 2016, però proprio inizio, che era appena uscito e costava il gioco. Però poi, boh, basta. È un gioco che fa per me e, se devo essere sincero, non penso che cambi più di tanto. La gente che ci gioca è più legata dal fatto che, io mi divertivo un sacco ai bei tempi di Overwatch, è fighissimo. No, è come quello vecchio. Proprio... tale quale. Allora, io vorrei tanto farmi questo oggetto per un speed, ma è letteralmente un meme fare questo oggetto. È letteralmente un meme. Cioè, non il loro danno magico è un Varus 07. No, non lo faccio, mi spiace. Perché è un meme? Ma perché non hanno AP? Cosa faccio un oggetto da 70 in Magic Resist se non c'hanno AP, ragazzi? Lebronzo James Cirdix 100. Buonasera signor Fieric. Spiace un botto la sua non partecipazione alla BCS da campione. Fieric RI. Hai ragione, Fieric James, Drive. Grazie dei beats, lo so, purtroppo. Però è così, per questa volta. Poi tornerò in pompa magna, tranquilli. Tanto un po' di sale da parte della nostra Irelia. Del resto ci ha biemmato all'inizio quando ho gankato ed è arrivato Hecarim e mi hanno ucciso e oh my, come again big boy, oh cuoricino. Se vuoi scrivere in chat all puoi essere pronto. Ho sbagliato l'Uta Stone. Ho flashato via. Sono ancora in Ghost nel frattempo. Boom, ragazzi! Il Darius giungla. Il Darius giungla. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio, ragazzi. Come again, big boy. Il big boy è arrivato. Porca puttana, ti ha tirato il pisello nella schiena. Il big boy, mamma, sei arrivato. Irelia, attenzione, sobrissimo come campione, fa sempre, dimostra, ma al solito.